Allora, io in primis voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e specialmente il mio assessore Ernesto Vagante, che veramente si dà da fare dalla mattina alla sera per portare avanti le politiche del suo settore, dell'ambiente e del patrimonio che sempre devono avere maggior peso. Ringrazio per la sua partecipazione il Salvatore Arcella, che è il dirigente dello stesso settore, il presidente di Casale Ambiente, Franco Passaro, ingegneri Soldi, e come diceva e dice Nando Torise, sicuramente si dà da fare per organizzare al meglio il servizio sul territorio, ma dopo questi ringraziamenti sicuramente non mi soffermo per quanto riguarda la fase tecnica che è stata già esplicitata dai colleghi qui presenti, ma mi aggancio all'intervento breve che ringrazio che ha fatto il responsabile coordinatore dell'USP, cioè dell'Unione Sindacale di Pace, cioè il signor Agnello, perché giustamente ha riportato il discorso su di un tema politico e allora in questo momento c'è la necessità di fare alcune precisazioni per essere sempre coerenti con noi stessi, per essere sempre trasparenti tra di noi e per far sì che il dialogo che è iniziato dal momento che questa amministrazione si è insediata continui sempre nella maniera più proficua. E allora dobbiamo dire che dal 2008 ad oggi si è conclusa la prima fase della riorganizzazione della società Casale Ambiente con risultati abbastanza importanti, perché non ci dobbiamo dimenticare, così come veniva evidenziato dal collega che è intervenuto precedentemente, Casale Ambiente ha chiuso i tre bilanci dal 2005 al 2007 con circa 2 milioni di euro di passivo, 2 milioni di euro che poi sono stati riversati sulle teste dei 26.000 nuclei familiari per andare poi di nuovo al pareggio della situazione finanziaria. E soltanto dal 2008, grazie al fatto che il Casale Ambiente si è deciso di riportarla nel proprio territorio, perché non ci dimentichiamo, il Casale Ambiente, la sede legale, la sede operativa, era nella zona Cagliano, se non mi sbaglio, dove i nostri dipendenti dovevano raggiungere tutte le mattine per poter iniziare il proprio lavoro. Allora per prima cosa si è portata la Casale Ambiente, la si è portata sul nostro territorio, più per avere una collaborazione reciproca sempre più costante e sempre più assiduo. E per prima cosa con un lavoro assiduo, grazie anche al management, abbiamo fatto sì che il bilancio 2008 fosse chiuso con un utile di 155.000 euro, il bilancio del 2009 fosse chiuso con un utile di 307.000 euro ed il bilancio 2010 si chiuderà con un utile di oltre 400.000 euro. I pari utili sono stati tutti riversati in un determinato capitolo perché devono far parte di una trattativa che spiegherò da qui a qualche secondo. Ma lasciatemi con grande soddisfazione dire che il dato fondamentale, che è quello ufficiale del 31/10 del 2010, ha fatto sì che noi raggiungessimo la percentuale del 35%
percentuale che dovevamo arrivarci entro il 31-12 del 2010. E allora un ringraziamento va davvero alla mutata mentalità dei nostri colleghi dipendenti di Casa Verniente. E io veramente ringrazio, ma ringrazio con grandissimo affetto, perché sono stati prima loro che hanno compreso che bisognava voltare pagina, che bisognava tutti quanti insieme cercare di andare verso quello obiettivo che tutti quanti ci eravamo dati, cioè quello di iniziare finalmente la differenziata e di portarla entro un paio di anni a quella percentuale che ci veniva indicata dal governo previo dolenze, se non l'avessimo raggiunto in determinati tempi stabiliti. E allora, dopo questi importanti risultati che abbiamo ottenuto, è giusto soffermarci e riflettere su cosa dobbiamo ancora fare per far sì che questa nostra società sia in linea con i tempi e possa dare sempre di più soddisfazione ai nostri concittadini. E allora l'ha detto il Presidente, l'ha detto l'assessore Variante, l'ha detto l'ingegnere Marcella, cioè noi abbiamo l'obbligo entro il 2011 di raggiungere una percentuale minima del 50%. Ciò vuol dire che noi abbiamo l'obbligo di accelerare, di aumentare la differenziata, il processo della differenziata, per far sì che anche fino all'ultimo dei nostri concittadini si convinca che l'unico mezzo e l'unico procedura da portare avanti per tenere la città in determinate condizioni ambientali e sanitarie. E allora